Frate Cipolla, decima novella della sesta giornata del Decameron. Nella rubrica Giovanni Boccaccio ci presenta il protagonista di questa novella. Frate Cipolla promette a certi contadini di mostrar loro la penna dell'agnolo Gabriello, in luogo della quale, trovando carboni, quegli dice esser di quelli che arrostirono San Lorenzo. Evidente nella rubrica come il tema centrale di questa novella sia il potere della parola tra industria e ragion di mercatura. In particolare l'industria per Boccaccio, la capacità umana di uscire fuori dalle situazioni più intricate, mentre il concetto di ragione di mercatura lo troveremo nel finale di questo racconto. La parola che affascina, la parola che stordisce, la parola che crea nuovi mondi, è quella parola che permette a Frate Cipolla non solo di uscire da una situazione un po' particolare e difficile in cui l'avevano messo due abitanti Certaldo, ma nello stesso tempo anche di ottenere un profitto. E allora andiamo a vedere subito le macro sequenze in cui è divisa questa novella. In effetti è una novella molto discorsiva, per cui di vere e proprie sequenze strettamente narrative, parte narrativa c'è poco. Comunque tre sono i momenti fondamentali di questa novella. Nel primo, dove c'è appunto la presentazione di Frate Cipolla, è un Frate Cipolla che promette agli abitanti Certaldo che il giorno dopo avrebbe mostrato la penna lasciata appunto a casa di Maria dall'angelo Gabriele. La seconda sezione di questo racconto ci porta a focalizzare l'attenzione su due giovani che, avendo ascoltato il discorso fatto a Frate Cipolla, decidono di fargli uno scherzo. E sottraggono la penna, entrando nella stanza dove alloggia appunto il frate, approfittando dell'assenza del suo fante, cioè questo guccio balena, guccio imbratto, guccio porco, che accompagnava il frate in queste sue peregrinazioni e che avrebbe dovuto difendere questa penna, ma Guccio Balena è attratto da una cucina, è attratto da una donna, e quindi si dimentica quelli che erano gli ordini di questo frate. La parte finale è fondamentalmente caratterizzata da un discorso straordinario fatto appunto da Frate Cipolla ai certaldesi. Ora cerchiamo un attimo di sistemare questi passi, dandogli un contenuto, andando a leggere alcuni che io ritengo passi salienti di tutte queste tre macro sequenze narrative, soffermandoci in particolare sui due temi importanti, cioè l'industria e la ragione di mercatura come diciamo, conseguenza della sua abilità di parlare. E andiamo quindi subito a analizzare il personaggio. All'inizio Boccaccio esordisce in questo modo, Certaldo, si parla di Certaldo, nel quale paese, quindi, nel quale, perciò che buona pastura vi trovava, usò un lungo tempo ad andare ogni anno, una volta, a ricogliere le limosine fatte loro dagli sciocchi, un dei frati di Sant'Antonio, il cui nome era Frate Cipolla, forse non meno per lo nome che per altra devozione, vedutovi volentieri, con ciò sia cosa che quel terreno produca cipolle famose per tutta la Toscana. La solita ironia, insomma, Boccaccio ci presenta questo frate. Innanzitutto però Boccaccio mette le mani davanti a quelle che potrebbero essere le accuse di essere irreligioso. Il frate appartiene all'ordine dei frati di Sant'Antonio, famosi, tristemente famosi nel Medioevo, per essere abbastanza spavaldi, abbastanza insomma, pronti a
non rappresentare una vera e propria figura di santità integerrima, tant'è vero che furono anche puniti dal pontefice Gregorio IX nel 1240. L'altro aspetto interessante è che Frate Cipolla non si rivolge a tutti gli abitanti di Certaldo, ma ai loro sciocchi. Quindi quelli che raccoglie, che poi gli daranno l'elemosina, sono appunto gli sciocchi di Certaldo. Tant'è vero che questo termine ricorrerà anche altre volte, qualche giorno dopo, dopo aver ascoltato la messa, saranno proprio questi sciocchi che diffonderanno la voce e devono andare a vedere questa penna dell'angelo Gabriele. Quindi è molto importante questo discorso, cioè nel senso che tanto lo vedremo tra poco, un maestro di retorica, Frate Cipolla, un grande affabulatore, dall'altra però c'è un pubblico che è sciocco, quindi un pubblico che appunto può abboccare a qualsiasi realtà viene consegnata da questo frate. Immediatamente dopo continua la descrizione di Frate Cipolla e così dice Boccaccio: era questo frate Cipolla di persona piccolo, di pelo rosso e lieto nel viso, e il miglior brigante del mondo, e oltre a questo, di una scienza avendo, sì ottimo parlatore, pronto era, che chi conosciuto non l'avesse, non solamente un gran retorico l'avrebbe stimato, ma avrebbe detto esser Tullio medesimo, o forse Quintiliano. E quasi di tutti quelli della contrada era compare o amico o benvogliente. Ecco Frate Cipolla, il miglior brigante del mondo. Quindi un bel bigliettino da visita per questo frate, pronto a essere, insomma, a gozzovigliare se c'era da gozzovigliare, a divertirsi se c'era da divertirsi, insomma. E aveva, pur non avendo nessuna scienza, nessuna conoscenza in nessun argomento, era un ottimo parlatore. E anche pronto. Ecco, pronto d'animo, di spirito, qua l'industria che vedremo appunto in un passaggio importante della novella. Ottimo parlatore, pur non sapendo quasi niente, e pronto di spirito. E pronto anche a dimostrare lo sciocco, che appunto poteva essere paragonato anche a un Tullio, Cicerone, o forse a un Quintiliano, quindi a grandi avvocati e grandi maestri del mondo antico. E comunque di tutti era, della contrada di tutti era compare o amico benvoliente, quindi era insomma il compagno di merende di questi abitanti di Certaldo. Ora, lasciamo la parte che fare con il furto, la sostituzione anzi della pena dell'angelo Gabriele con dei carboni. Da parte di questi due ragazzi, lasciamo anche la parentesi di Guccio Imbratta e della Nuta e arriviamo al giorno successivo, quando dopo la messa Frate Cipolla aveva promesso che avrebbe fatto vedere il contenuto di una cassetta di legno, appunto, dove c'era la penna dell'angelo Gabriele. E persona accorta qual era, dopo insomma, le parole di rito e di introduzione, dà una sbirciatina a questa cassetta e si accorge che invece della penna c'è, naturalmente, ci sono dei carboni, ma non si perde d'animo. E dette primieramente alcune parolette all'audi a commendazione dell'agnolo Gabriello e della sua reliquia, la cassetta aperse, la quale, come piena di carboni vide, non sospiccò che ciò Lucio Balena li avesse fatto, perciò che non conosceva da tanto, né il maladisse del male aver guardato che altri ciò non facesse, ma bestemmiò tacitamente sé, che a lui la guardia delle sue cose aveva commesso, conoscendolo come faceva, negligente, disubbidiente, trascurato e smemorato. Ma non pertanto, senza mutar colore, alzato il viso e le mani al cielo, disse sì che da tutti fu udito: «Oh Iddio, lodata sia sempre la tua pazienza, la tua potenza». Allora, a parte, insomma, questo inciso molto umano, bestemmiare appunto tra sé poco da frate, ma probabilmente molto umano, forse anche i frati sono uomini. Ma la cosa che noi ci interessa è proprio la parte finale, cioè la sua industria, la sua capacità di uscire da una situazione particolare, con un pugile messo all'angolo,
riesce a riprendersi il nostro frate Cipolla. Un piccolo momento di sbandamento, ma non per tanto, senza mutar colore, anzi alzato il viso e le mani al cielo, comincia quel discorso che è diventato clamorosamente famoso, dove appunto trasforma i luoghi, le vie di Firenze in luoghi immaginari, dove rende clamorose azioni quotidiane come il cuocere il pane o il versare il vino, cioè dove veramente la sua capacità di affabulazione diventa straordinaria, dove riesce a costruire veramente un mondo soltanto con la potenza delle sue parole. Veramente qui si vede il Tullio e il Quintiliano di prima, insomma. Quindi un personaggio che riesce, messo alle strette, in questa sua situazione molto molto particolare, e cioè messo in difficoltà da due furbi come lui, a risolvere anche questo problema. Siamo ormai alla fine, ha mostrato i carboni, dicendo che si trattavano dei carboni di San Lorenzo. Si era confuso, scusate, ma le due cassette erano uguali, quindi ho preso una per l'altra. E la cosa interessante, in questi ultimi due, in quest'ultima penultima slide, mette in evidenza la ragione di Mercatura. E poi che così detto ebbe, cantando una laude di San Lorenzo, aperse la cassetta e mostrò i carboni, i quali poi, che alquanto la stolta moltitudine ebbe con ammirazione reverentemente guardati, con grandissima calca tutti s'appressarono a frate Cipolla e migliori offerte dando che usati non erano che con essi li dovesse toccare, il pregava ciascuno. E, ecco, ritorna la stolta moltitudine, ritorna gli stupidi di prima, ritorna, cioè non gli abitanti di Certaldo, ma quella parte abitanti che potrebbe stare a Certaldo come in qualsiasi altro posto, che non utilizzano l'intelligenza, la testa, insomma, per poter diciamo, difendersi dai colpi della fortuna. E poi l'ultimo elemento interessante, cioè Boccaccio non dimentica nelle novelle la ragione di Mercatura, e non lo fa neppure in questa novella dove sembrerebbe così lontano, ma in effetti Frate Cipolla è lo stesso mercante, vende della merce molto importante e riesce a venderla anche laddove c'è l'imprevisto. Anzi, proprio dall'imprevisto che nasce forse un grandissimo discorso, tant'è vero che torna con offerte migliori di quelle dell'anno prima. Addirittura i certaldesi danno di più. Andiamo a concludere con Enco tal guisa, non senza sua grandissima utilità, avendo tutti i crociati i certaldesi, per presto accorgimento fece coloro rimanere scherniti, che lui, togliendogli la penna, avevano creduto schernire, i quali, stati alla sua predica, avendo udito il nuovo riparo, preso da lui e quanto da lungi fatto si fosse, con che parole, avevano tanto riso che erano creduti smascellati. Andati via i certaldesi, che erano già stati tutti crociati da frate Cipolla, rimangono soltanto le persone intelligenti, cioè gli artefici, la beffa, i beffatori, colui che volevano beffare, che poi invece si è trasformato in soggetto attivo di questa beffa. È come se fosse una gara di intelligenze, è come se fosse appunto via la claque, via appunto tutti gli altri, rimangono in questo scenario soltanto questi personaggi diversi ma accomunati dal gran uso della propria intelligenza. E quindi i giovani restituiscono la penna dell'angelo Gabriele riconoscendo la bravura di frate Cipolla. Alla fine, giunto qui a casa, questo diavolo di femmina maledetta mi si parò dinanzi e ebbimi veduto, perciò che, come voi sapete, le femmine fanno perdere la virtù a ogni cosa, di che io, che mi poteva dire il più avventurato uomo di Firenze, sono rimasto il più sventurato e per questo l'ho tanto battuta quanto io ho potuto menare le mani.
sono intervenuti Bruno e Buffalmacco, l'hanno seguito, hanno visto che stava battendo Monnatessa e decidono di sospendere ovviamente questa situazione terribile. E Calandrino si giustifica, quasi usa tecniche argomentative. Come appunto, come voi sapete, facendo riferimento, cioè a qualcosa che dovrebbe essere noto a tutti, cioè è ovvio, è scontato che queste donne fanno perdere la virtù a ogni cosa, e queste donne sono direttamente ispirate da Dio, dal demonio. Come vedete, insomma, non soltanto è stupido, non soltanto è violento, ma pensa che gli altri siano al suo stesso livello, e cerca di cade nel più becero, del pregiudizio, di stereotipi che appunto sono ovviamente la caratteristica delle persone che non usano bene la propria intelligenza.